Buono, eh? 60 lire. A Napete che caro. Oh, notizie della sora Gioconda. Non faccio pensate. Io, ma che ne so io della sora Gioconda? Ma sta bambina non è ancora sua? Ma sì, è la sua, è la sua. Beata la sora Gioconda. Quella sì che se la gode la vita adesso. Da sapo di fare gli scudi, eh? Oh, Gigi Tercarzolaro l'ha incontrata l'altra sera, tutta in chicchere e piattini, con certi sbrelocchi all'orecchi. Pure la sorella si è data la gran vita. Passeggia in jeep con gli americani. Sarei una diva del cinematografo. Ma non ve potreste impicciare per affaracci vostri? Mica la parola rubati a voi gli scudi, no? Con le lingue vostre ci si può avvelenare tutto tra stevere, ci si può. Guarda chi si vede! Sì, sono Gioconda, vi siete scordata degli amici? Sempre bella, ma c'è la Gioconda. A te! A Sora Gioconda, e vanno messo l'uccelli sul cappello. A vedi la Sora Gioconda come si è ripulita. Ecco, ferma, fermatevi. Fermatevi qua. Ecco. E che sta vipinara qui? Levatevi le mezzo, per favore. Buongiorno. Beh, sei offeso che mi saluti così? Ti dispiace di sta visita? Perché mi dovrebbe dispiacere? Voi siete sempre la padrona. Anzi, vi voglio dire che se non vi vedevo uno di questi giorni, sarei venuto a trovarvi nella villa del conte. No, non c'è mica fretta a portarmi i soldi dell'incasso. Lo scopo di questa mia visita è tutto un altro. Lo so bene, sola Gioconda, che per voi sta bottega ormai non conta più niente. Proprio così, Nino, dici bene. Che vuoi fare? Io e mia sorella oramai apparteniamo a un altro mondo. Sti vigoli, sti ragazzini, non mi piacciono più. Vedi, per venire qua ho dovuto mantenere l'incognito. Eh sì, sì, a Ponte Garibaldi ho dovuto lasciare la macchina per non far sapere niente allo chauffeur. Perciò mi dispiace, ma sta bottega la devo vendere. E a chi la volete vendere? A chi capita, Nino mio. Basta che mi pagano, che mi importa. Se te la vuoi comprare a te, famo subito l'affare, poi ci mettiamo d'accordo. Solo giuro, ma che mi vai a scherzare? Dove li pio i quadrini? Con i risparmi avevo comprato una camera matrimoniale. Sta al magazzino ancora. Se la volete, vi posso da quella come prima rata. Non è brutta, è una camera da sposi poveretti. E a me mi pareva tanto bella, mi pareva. Oh, Ani, bisogna che la pianti con sta lagna, eh. Mia sorella non si sarebbe mai adattata a fare la fruttarola. Neanch'io mi adatterei a far marito contento di una sciacquetta come l'avete ridotta voi. Vedi, se fosse vivo la buon'anima di mio marito t'avrebbe rotto il grugno a te. Ma io non la raccolgo l'offesa. Perché fra te e tutti i pettegoli che schiattano d'invidia c'è state mezzo il fiume, se Dio vuole. Mia sorella è fidanzata a un signore della California, il passato è passato, perciò bisogna che la pianti, eh. Tu se vuoi la bottega me la paghi a rate, come te pare, va bene? Però mia sorella ve la devi scordare. Anime, dai tu figlio di patate. Oh, guarda chi se vede, la sora Gioconda. Se posso abbracciare? Come no? Quelli guadini mi avevano dato in testa, eh. Ma per carità. Anino, te saluto, eh. Allora pensa a quello che ti ho detto e dammi una risposta. Ci vediamo, Caterina. Arrivederci. Arrivederci.